Ok. Perlomeno non ci riprende in faccia. No, no. Se le rende pubbliche queste cose. No, no, certo. Una carta d'identità? Sì. Dunque, una carta d'identità mia, vediamo se ce l'ho qui. Via Oriani 32. Allora, sono arrivati due pubblici ufficiali a chiedere spiegazioni sulla scultura Cosa Nostra. Io li aspettavo e loro molto carinamente mi hanno chiesto giustamente un documento. Volete anche il timbro dell'associazione? No, grazie. Ok, questa è la mia carta d'identità. Alfa Victor 557 8749 rilasciato 3615. Ecco, non siamo a posto, non sono notificare quest'atto 1, 2, 3. E che cosa dice l'atto? Adesso lo legge, prego, soltanto ci vuole firmare. Ma prima lo leggo. Allora, il giorno 6/2/17 alle ore 14 nel locale del corpo di polizia di Ravenna, il sottoscritto ispettore. Ah, sono quei personaggi che sono venuti la prima volta? Trasgresso. Allora, per il seguente motivo, a seguito di accertamento effettuato in data, ora e luogo di cui sopra, su disposizione della CIO, cosa voleva? Centrale operativa. Si riscontrava che nella vetrina del locale, ivi ubicato, erano esposti alla pubblica vista, questo è magnifico, oggetti che offendevano la pubblica decenza. Nello specifico si rilevava che appoggiati su un tavolo, oltre a statue ed oggetti vari, erano in mostra numero 9 riproduzioni, rivestiti in materiale vario, dell'organo sessuale maschile eretto, giusto? In particolare gli oggetti fallici riportavano un rivestimento cartaceo lucido, in alcuni casi riproducente anche il marchio di una nota casa di donazioni, giusto? Tali da rappresentare quali oggetti di cioccolato a lunghezza di circa 20 cm. Sì, un po' di più comunque. Accanto ad essi erano posizionate delle statuette riproducenti copie di atteggiamenti amorosi, copulativi. Questo è meraviglioso. Il tutto... Che è il mio? O il vostro? Accanto ad essi erano posizionate statuette riproducenti copie di atteggiamenti Sabi Filago, i lottatori. Il tutto in un contesto che, seppure non qualificabile, quale osceno poteva offendere il comune sentimento di decenza. L'inontemperanza, la norma in materia, veniva immediatamente evidenziata, ma non si procedeva all'immediata verbalizzazione, stante la necessità di presenziare all'uscita degli studenti della scuola Torre e l'esigenza di disporre apposite verifiche su quanto dichiarato. Qui non capisco cosa vuol dire, però mi fido dal trasgressore che sono io. In sede di visita ispettiva, per tali motivi, con la notifica del presente atto, si procederà alla contestazione e alla verbalizzazione. E questo che cosa comporta? Che non ho capito. Allora, somma dovuta. Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta, è anche un favore, di 206 euro, con riferimento alla legge, modalità di pagamento. Il pagamento di tale somma dovrà essere versato alle casse dello Stato. Modalità di ricorso, questo mi interessa. Il trasgressore può opporre ricorso che deve essere indirizzato al prefetto di Ravenna entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto. Qualora entro il predetto termine non sia stato presentato ricorso e non sia avvenuto il pagamento, in misura ridotta sarà. Ok, va bene, capito. Allora, se ce l'ho fino, perché adesso abbiamo anche un altro intervento, poi lì ci sono tutte le modalità di ricorso, sì, sì. 30 giorni a partire da oggi. Ah, ma ricorro, non vedo l'ora. No, le dire i termini, perché se no sì, sì, dopo sì. Non posso. No, no, questo l'ho capito. Okay. Allora, firmiamo questa cosa che... Ah, sono tre. Questo è il modulo nell'inventario. Ma prendi lassù? No, non voglio pagare. Prendi... No. È incredibile, è meraviglioso. Se voi siete dei mascalzoni! Voi siete dei mascalzoni! Voi corrompete i giovani!
Che nervoso. Se non l'avessi fatto io vi distruggerei, ma vi amo troppo. Siete carne della mia carne.